Un presidio di sicurezza a tutela del centro storico, in particolare per la prevenzione e il contrasto delle baby gang, un fenomeno più che mai attuale dopo il grave episodio denunciato oggi da un quindicenne che ha subito un tentativo di furto e un pestaggio sul corso. Sarà attivata tra pochi giorni, durante la prossima settimana, la nuova sede della Polizia Municipale in Piazzetta Pescheria. Settimana prossima faremo l'inaugurazione di questa nuova sede della Polizia Locale e dopo l'inaugurazione sarà attiva da lunedì a sabato, mattina e pomeriggio, e sarà a disposizione dei cittadini del centro storico che potranno utilizzarlo come appunto punto informazioni e come anche punto segnalazioni. Negli ultimi giorni il Comune ha disposto l'acquisto della targa da collocare all'ingresso della nuova centrale. Gli uffici della Polizia Municipale saranno ospitati nei locali prima occupati dallo sportello URPE in forma giovani. Sarà, come detto, innanzitutto un punto di ascolto della cittadinanza, ma sarà poi anche importante per la nascita del nucleo centro storico, in quanto il servizio appiedato che è già in svolgimento è fondamentale per il controllo quotidiano del territorio, il controllo delle vie del centro storico, e quindi poi sarà anche un punto d'appoggio per le pattuglie in caso di necessità. Nucleo che sarà potenziato nelle prossime settimane anche in base all'organizzazione dell'organico. In arrivo al Corpo di Polizia Municipale di Piacenza, infatti, ci sono 7 agenti in più previsti per la prossima settimana e altri 6 nel mese di marzo. Una parte dei rinforzi, inevitabilmente, sarà destinata al servizio in Piazzetta Pescheria.